Saluto intanto la senatrice Bonfrisco che ci ha veramente onorato della sua presenza. Tra l'altro dovrà scappare veramente a breve perché oggi ci sono importanti lavori al Senato. Il presidente Sangalli, la parola grazie ormai si spreca da 5 anni, da quando sono in questa confederazione come presidente di Confida, quindi mi sento dispensato da un ulteriore ringraziamento perché così non rubo tempo al suo intervento. Il presidente Capezzone, che ringrazio per la sua presenza e disponibilità, avremo ancora altri ospiti durante la mattinata. Mi fermo subito qui, caro presidente Sangalli, ti lascio la parola, poi io la riprenderò magari a fine giornata per tirare un po' le somme di questo evento. Grazie a tutti voi per essere intervenuti, questa sala esplode, per noi è motivo di grandissimo orgoglio perché è veramente strapiena di imprenditori giunti da tutta Italia. Presidente Sangalli, a te la parola, grazie per essere intervenuto. Grazie, anch'io porto il saluto a tutti voi, un saluto particolare agli autorevoli rappresentanti del Parlamento, alla senatrice Bonfrisco, all'amica Bonfrisco, all'onorevole, all'amico onorevole Capezzone. Ed è veramente, non è la solita frase di rito o di circostanza, ma è con grande è piacere che intervengo a questo importante incontro. E approfitto di questa circostanza per esprimere tutta la stima e la riconoscenza della Confcommercio per la preziosa attività che Confida, la sua dirigenza, in modo particolare il suo presidente, il carissimo amico Lucio Pinetti, svolgono al servizio dei nostri associati. E l'incontro di oggi deve essere interpretato come uno stimolo per proseguire in un cammino che richiede soprattutto capacità di guardare al futuro con fiducia, di innovare, di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze e ai bisogni crescenti della società. Certamente in questi anni, in questi ultimi anni, il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, vorrei dire che più di altri è stato capace di offrire soluzioni ai cambiamenti dettati anche per necessità dai nuovi stili di vita, dall'organizzazione del lavoro, dal trascorrere fuori casa molto tempo rispetto al passato. Un comparto dunque di particolare importanza e rilievo per l'economia nazionale che in un periodo prolungato, in un periodo troppo lungo di recessione, sente il bisogno di salvaguardare e tutelare il proprio luogo, il proprio ruolo, le proprie strategie, la propria crescita, e che sente anche la responsabilità di dover compiere scelte importanti e decidere per il futuro, puntando, come ricordavo prima, sull'innovazione, sulla qualità dei prodotti, sul valore del servizio, su nuove formule distributive. Un'idea di futuro, pertanto, che ha il prerequisito della programmazione e della costruzione, per dare adeguate risposte a chi oggi in Italia mantiene come voi fortissime la voglia di fare impresa e ambisce ad una maggiore competitività dell'intero sistema paese. Tuttavia, un'appropriata e attenta gestione delle imprese del settore passa inevitabilmente dalla creazione da parte del governo e delle istituzioni
di condizioni ambientali idonee e di strumenti di supporto adeguati all'attività imprenditoriale. Esigenze che con il protrarsi di questa crisi che pare non finire mai, i cui effetti stanno colpendo tutti i territori e tutti i settori, oggi è più che mai fortemente sentita dalle imprese del terziario di mercato. Perché vedete, stagnazione dei consumi, consumi che sono e che restano fermi al palo, pressione fiscale da record mondiale, credito dato con il contagocce, fiducia in diminuzione. Ecco, tutte queste cose costringono il sistema imprenditoriale a fronteggiare un quadro economico che purtroppo è ancora di profonda crisi strutturale. Secondo le nostre previsioni, poi ve lo dirà meglio di me l'ottimo Mariano Bella, nostro responsabile dell'ufficio studi, secondo le nostre previsioni quest'anno chiuderemo con un PIL negativo di meno 0,2 e per il 2015 prevediamo una crescita dello 0,6. E allora in questa situazione è evidente che non è davvero sostenibile per le imprese, soprattutto per le imprese come le nostre che vivono di domanda interna, un ulteriore drenaggio di risorse o ulteriori penalizzazioni. E mi riferisco in modo particolare al vostro settore, che proprio all'inizio di quest'anno ha subito il passaggio dal 4 al 10% dell'aliquota sulla somministrazione di alimenti e bevande sui distributori automatici. E allora guardate velocemente un passaggio che ritengo importante sulla legge di stabilità. Noi lo abbiamo detto e lo voglio ripetere anche oggi, lo voglio ripetere anche alla presenza dei parlamentari, diciamo che la legge di stabilità va nella strada giusta perché ha come obiettivo la riduzione della pressione fiscale, la riduzione del carico fiscale, la riduzione delle tasse. Chiediamo però che questa riduzione venga scritta a caratteri cubitali nell'agenda di governo, perché con urgenza, con coraggio si imbocchi un percorso certo e compatibile di riduzione delle tasse su famiglie e imprese per consentire di ritornare a crescere e per evitare cadute pericolose il cui rischio fa parte ormai in modo strutturale del nostro futuro. Tuttavia però, la legge di stabilità presenta alcune preoccupanti criticità. Perché se da un lato, per esempio, viene tolto l'IRAP dal costo del lavoro, dall'altro, per le imprese senza dipendenti, l'IRAP continua a restare al 3,9 con la sparizione di 1,5 miliardi di euro che era stato annunciato a favore dei lavoratori indipendenti e autonomi. I tagli su regioni ed enti locali possono portare queste amministrazioni locali ad un aumento delle tasse che certamente neutralizzerebbe immediatamente la già esigua riduzione delle tasse stesse. E poi guardate, c'è una fortissima preoccupazione che deriva dalla probabilità molto elevata di un ulteriore aumento dell'IVA sia nell'aliquota ridotta del 10 che in quella ordinaria del 22, dal 10 al 13, dal 22
al 25,5% nel giro di 3 anni. Questa sarebbe veramente la caporetto dei consumi. Significa uccidere in maniera definitiva la domanda interna, quella domanda interna che sappiamo tutti vale qualche cosa come l'80% del PIL tra investimenti e consumi. E un'altra criticità è quello che riguarda il fondo tagliatasse. Voi sapete che il fondo tagliatasse, ne parlavo prima proprio con la senatrice Bonfisco, è stato istituito nel governo Monti, riportato nel governo Letta, riportato ancora nel governo Renzi. Ebbene, il fondo tagliatasse anche questa volta non è entrato in funzione. Infatti, dopo lo scambio epistolare tra governo e Bruxelles, i 3,3 miliardi del fondo tasse sono spariti. Certamente si è ridotto il deficit, ma si è anche depotenziato e di molto il carattere espansivo della riforma. Ecco, sono tutte queste cose che ci fanno dire che tutti noi siamo consapevoli della necessità di un'accelerazione nell'azione di governo con provvedimenti economici per il rilancio della crescita. E la via per uscire da questa situazione è una via obbligata che noi da tanto tempo continuiamo a ripetere. E la via è quella che il governo deve attuare, quella poderosa operazione di sottrazione, meno tasse, meno spesa pubblica, perché altrimenti il paese è destinato a rimanere ancora fermo al palo. Solo così si può dare una scossa tangibile alla nostra domanda interna, perché deve essere chiaro a tutti, e tutti a parole lo condividono, ma noi vogliamo che lo condividessero nei fatti. Deve essere chiaro a tutti che questo livello di pressione fiscale è incompatibile con qualsiasi ipotesi, con qualsiasi prospettiva di crescita, di sviluppo, di occupazione. Tra l'altro, una pressione fiscale, lasciatemelo dire, ne approfitto proprio per questa fortunata presenza di due autorevolissimi parlamentari, la pressione fiscale che negli ultimi anni è cresciuta costantemente e ha creato anche degli ingorghi, dei veri e propri ingorghi fiscali. Mi riferisco a questo mix esplosivo IMU, TASI, TARI, che ha certamente disorientato le famiglie ma ha creato ulteriori disagi, come se non ne avessero già, alle imprese, in modo particolare alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti. E deve essere altrettanto chiaro, ecco, io non voglio scomodare parole grosse, io dico deve essere altrettanto chiaro che in un paese normale le tasse non si possono pagare 3 volte, la prima appunto come tasse, la seconda è come burocrazia e la terza come incertezza. Fino a ieri la politica economica è stata sottrazione di risorse attraverso l'eccesso di imposizione fiscale. Oggi deve essere sottrazione di ostacoli all'attività delle imprese. Io ricordo l'intervento di un vostro associato, di Mario Tognuti, alla nostra assemblea, quando aveva chiesto in maniera molto forte di togliere tutto questo eccesso di burocrazia, tutta questa burocrazia barocca che attanaglia, che strozza l'attività delle nostre imprese. E certamente mi riferisco anche alla semplificazione, ad un approccio fiscale che favorisca e non penalizzi l'imprenditore e il contribuente. E ciò racchiude anche il senso, e concludo, anche il senso delle vostre proposte rispetto
agli strumenti di controllo sui distributori automatici previsti nella legge delega in materia fiscale di cui si discute oggi. Ecco, chiedendo scusa se forse mi sono allungato, doveva essere semplicemente un mio saluto, ma ripeto, ho voluto approfittare di questa assemblea per porre alcuni temi. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione. Mi auguro che i lavori di questa giornata possano dare un contributo importante per cercare di uscire il più presto possibile da questa situazione pesante che il nostro Paese sta vivendo. Vorrei fare un'ultimissima considerazione. Abbiamo visto l'episodio di ieri, un episodio certamente sconvolgente, certamente preoccupante, certamente drammatico. Per noi il punto più importante, cara senatrice, caro onorevoli, per noi il punto più importante è oggi mantenere la coesione sociale. E secondo noi la coesione sociale in questo momento si mantiene chiedendo a tutti un supplemento di responsabilità e soprattutto rafforzando sempre di più il dialogo tra governo e parti sociali. I corpi intermedi sono una realtà importante, ma alcuni di voi certamente saranno stati presenti alla manifestazione di quest'anno del 18 febbraio in Piazza del Popolo. Io ve la voglio dire così, in maniera molto semplice: c'erano 60.000 imprese che per la prima volta nella storia repubblicana erano scese in piazza per dimostrare la loro rabbia, il loro disagio, la loro preoccupazione, la loro umiliazione, per dare una testimonianza forza, e l'hanno fatto in maniera composta, in maniera civile. Se non c'erano il nostro mondo associativo, se non c'erano i corpi intermedi, ci sarebbero stati in piazza 60.000 forconi. Ecco l'importanza ed il valore di rafforzare sempre di più e sempre meglio, nella prospettiva di un interesse generale, questi rapporti tra governo e parti sociali. Grazie. Grazie Presidente Stangalli. Nulla ovviamente da aggiungere, se non che Confcommercio, caro Presidente, per noi continuerà a essere sempre il faro da seguire, perché la strada che tu tracci per noi è sempre quella che ispira il lavoro delle nostre imprese e che sappiamo che oltre a ispirarlo lo tutela. Grazie senatrice per aver atteso le parole del Presidente. Le passo subito e con ritardo, e me ne scuso, la parola. La ringrazio ancora per essere intervenuta e per l'attenzione che ha dedicato al nostro comparto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi. Importanti operatori di questo settore. La ringrazio, Presidente Pinetti. Io sono onorata di essere qua, perché essere qua, come ha ricordato prima così bene Carluccio Sangalli, vuol dire testimoniare la vicinanza al mio paese, no? E a quella responsabilità che Sangalli ha richiamato prima. Grazie Presidente Sangalli, perché hai ricordato un passaggio importantissimo, che è quello che se questo paese è riuscito ad arrivare ad essere, solo fino a qualche anno fa, tra i primi paesi del mondo per aver saputo costruire lungo gli anni del dopoguerra e fino ai giorni nostri una dinamica e una progressione di crescita, lo ha fatto per quella saldatura straordinaria e quasi unica al mondo, un modello peraltro studiato da tutti i sistemi economici degli altri paesi,
Vi ricordate quando i giapponesi e gli americani venivano a imparare il modello delle PMI in Italia? Ecco, quelle PMI, di cui voi siete una delle ossature fondamentali, sono la saldatura di una cultura, prima ancora che un sistema economico. La cultura di un paese innervato nella tradizione della sua storia sociale ed economica, che si regge su due fondamenti, e questi due fondamenti lo hanno portato ad essere il paese che è stato e che noi vogliamo continuare a far esistere: la famiglia e l'impresa. E l'incrocio tra famiglia e impresa si realizza e si materializza nel modo più evidente nella piccola impresa artigianale e nell'impresa del commercio. Ecco perché io non posso che essere qui stamattina, nonostante che in Senato si stia votando, e lo ricorderò poi al Presidente Sangalli, un aggiornamento a quel DEF che, sotto le sigle che non sempre è facile comprendere, nasconde che altri 4 miliardi e mezzo dei nostri soldi partono da oggi e se ne vanno verso l'Europa. E 4 miliardi e mezzo dei soldi degli italiani sono tanti, soprattutto in un momento come questo. Ma tornando alla vicinanza che noi dobbiamo a quello che poi è il 96% delle nostre imprese, il sistema economico italiano per il 96% è fatto di piccole e medie imprese, il numero medio dei dipendenti di un'impresa italiana è 9 addetti. E allora i numeri di Confida, grazie Presidente Pinetti per aver voluto ancora di più sottolineare l'importanza di questo settore, che interpreta il tempo, il cambiamento che viviamo attraverso la vostra capillare presenza sul territorio, di 1200 imprese, di 35.000 addetti, di 2,5 miliardi di fatturato. Questi sono i numeri del nostro paese e questi sono quelli che noi dobbiamo difendere da un'aggressione fiscale che vi ha visti protagonisti recentemente in questa sequenza di ultimi 3 anni di governi che saranno stati governi dell'emergenza, Presidente Sangalli, saranno stati quello che vuoi, ma noi abbiamo visto solo crescere le tasse e non riuscire a tagliare le tante cose cattive che dobbiamo saper tagliare, e non essere nemmeno riusciti a salvare quelle buone cose che invece dobbiamo salvare, che diversamente, per essere mantenuti in vita, dovranno vedere gli enti locali, soprattutto i nostri comuni, ancora una volta impegnati a fare l'unica cosa che sanno fare o che possono fare in questa fase, cioè aumentare la tassazione locale e quindi quella pressione fiscale che continua ad aumentare. Ma quella pressione fiscale continua ad aumentare quando noi la calcoliamo sul PIL che produciamo. Ecco il nostro vero problema. Più ancora della pressione fiscale, il nostro vero problema è la caduta della nostra produttività. E quella produttività cade perché sono venuti meno i consumi in questo paese. Questo è il punto che noi non riusciamo a comprendere in tutta la sua forza, che è più forte di noi. Il fatto che il PIL cade, scende, perché noi non riusciamo a sostenere attraverso i nostri consumi le imprese italiane, quel mercato interno che è il vostro mercato e che è il principale mercato di qualsiasi paese, Germania compresa. Tant'è che i numeri tedeschi oggi ci indicano che sul tema dei consumi anche la Germania evidentemente deve rivedere qualcosa. E allora non c'è espansione, Presidente Sangalli, mi permetto di contraddire, forte della onestà intellettuale di questa sala e di tutti noi, te per primo, non c'è espansione in questa legge di stabilità, non ce ne sarà. Ma non ci serve leggere la legge di stabilità o come sarà. Ci basta aspettare la prossima settimana, quando l'Istat ci fornirà gli ultimi numeri sul PIL del terzo trimestre, che
a questo punto è quasi l'ultimo trimestre dell'anno e possiamo fare i conti di quest'anno, e i conti di quest'anno saranno drammatici. E allora come potrà essere di espansione una legge di stabilità che dovrà trovare subito, dopo il 5 di novembre, altri 7 miliardi di quei soldi degli italiani, dopo che oggi a mezzogiorno probabilmente ne avremo già resi 4,5, altri 7 miliardi per bilanciare il fatto che il PIL continua a scendere. E c'è una sola cosa: nessuna di queste leggi di stabilità, come vedete, come vediamo, ci ha portato da qualche parte. C'è una sola, unica speranza, che lo sforzo che comunque questo governo e questo Parlamento sta cercando di fare nella delega fiscale, e la presenza di Daniele Capezzone qua è una garanzia, io lo ringrazio, perché lo dico, permettetemi per un attimo di essere rappresentante della mia parte politica, se noi non avessimo Daniele Capezzone presidente della Commissione Finanze, non riusciremmo a contenere, non riusciremmo in nessun modo a correggere quella visione maniacale che non è né di sinistra né di destra, perché oramai è diventata la visione manichea e maniacale di una burocrazia che non ha mai vissuto un giorno della sua vita in mezzo al lavoro e alla realtà, ed è convinta che con un tratto di penna prende i soldi dalle tasche delle imprese e degli italiani, passando da una tassazione dal 4 al 10, così, come niente fosse, perché se quei signori avessero fatto un giorno di lavoro nella vita reale, avrebbero almeno proposto che dal 4 potesse passare al 6 o al 7. No, dal 4 al 10, tanto a loro che differenza gli fa? L'importante è che il registrino dei conti alla sera sia a posto. Poco conta se nel frattempo 3 anni di questi governi e di questa burocrazia, perché io più che governi li chiamo le burocrazie al governo, hanno determinato il fatto che oltre la nostra produttività, la voglia degli italiani di andare avanti e di continuare a credere nelle loro imprese si riduce sempre di più, e questo è l'aspetto più pericoloso. Ecco perché io ringrazio Capezzone per il lavoro che fa, perché so quanto è difficile combattere quella burocrazia e riuscire a scrivere nella delega fiscale le cose giuste, quelle che non assecondano comuni pensieri, luoghi comuni, come ad esempio quello del contante. Io lo so, spesso vengo segnalata sui giornali, sono la senatrice che combatte questa idea maniacale che noi dobbiamo far sparire il contante dalla circolazione e dal nostro paese. E io invece so che la sparizione di quel contante ha determinato che molte delle nostre strutture commerciali, non solo le commerciali, quelle del turismo in particolare, ma come ben sa il presidente Sangalli, che di questa battaglia ne ha fatto una delle sue croci, quel contante che non circola più è il segno della nostra povertà innanzitutto, perché quegli stranieri o quegli italiani che possono continuare a spendere possono farlo anche da qualche altra parte. Siamo noi, quel ceto medio italiano che anche attraverso questa modalità ha sempre sostenuto la nostra economia, che invece soffre, e la tracciabilità di un sistema come il vostro può essere garantita in molti modi, ma io chiedo a Daniele Capezzone, perché so che lo farà, che c'è un solo modo per poter conciliare le esigenze di tracciabilità con la vita delle imprese, Daniele: non farlo costare alle imprese, se lo Stato vuole tracciare paghi lui. Grazie. Ringraziamo la senatrice Bonfrisco, anche qui poco da aggiungere, solo una parola. Insomma, noi viviamo veramente un momento politico estremamente difficile, ma sapere che ci sono personaggi al Parlamento come la senatrice a noi imprese dà sempre un pizzico di speranza in più. Quindi grazie. Ci ha raggiunto proprio in questi minuti il vice ministro onorevole Luigi Casero, che ringraziamo per essere qui con noi nonostante i tantissimi impegni istituzionali. Questi sono momenti
estremamente complessi per tutti gli ospiti che abbiamo provenienti dalle istituzioni, quindi grazie. Chiederei, Ministro, qualche minuto di pazienza, perché visto che è stato tirato in ballo più volte, Presidente Capezzone, due parole e poi passiamo la parola al Ministro. So che tutti siete molto occupati, quindi appena terminati i vostri interventi, vi ringraziamo, ne siamo onorati, poi possiamo continuare i lavori. Grazie, se vuole venire Presidente. Posso dire, già un amico del vending, perché noi ci siamo visti più volte ha dimostrato grande attenzione per il comparto. Grazie, grazie Presidente. Grazie a lei Presidente Pinetti, grazie Presidente Sangalli, ma se posso permettervi sarò brevissimo, come vedrete, e spero chiaro, ma prima di ogni cosa io devo ringraziare Confcommercio nel suo insieme, il Presidente Sangalli, il vostro ufficio studi, tutta la vostra organizzazione, perché io non dimentico che quest'estate, quando tutti cantavano in coro, siete stati i primi, con coraggio, pagando dei prezzi, a dire che il re è nudo e a mostrare i dati dell'economia reale e la situazione, la fotografia del paese così com'è e non così come, ahimè, a reti unificate viene presentata. Io sarò molto breve, vi prego di dimenticare la mia appartenenza politica. Io sono un esponente della minoranza parlamentare, anche nel mio partito sono fra coloro che vorrebbero che il centrodestra si svegliasse e, come dire, drizzasse un poco la schiena. Sono un liberale che pro tempore ha l'onore di presiedere la Commissione Finanze della Camera, disponendo di 4 voti su 40, quindi diciamo forte del potere dell'ipnosi. E però forti del potere dell'ipnosi, perché i liberali servono a qualcosa, e io lo rivendico, in questa legislatura, con questi numeri alla Camera dei Deputati, noi siamo riusciti a realizzare alcune cose, per me insufficienti, ma che almeno salvano la dignità e il decoro di chi ancora crede nell'impresa e in un rapporto diverso tra cittadini e contribuenti in questo Paese. Io voglio citare una riforma storica come quella di Equitalia: impignorabilità della prima casa, impignorabilità della seconda casa, impignorabilità dei beni dell'azienda, raddoppio della rateizzazione, possibilità di arrivare fino a 8 rate senza perdere il beneficio della rateizzazione. È troppo poco rispetto a quello che personalmente desidererei o avrei desiderato. Ma secondo le mie stime, le mie valutazioni, ci sono 5 milioni di italiani che non sono stati massacrati come accadeva fino a un anno e mezzo fa. Sono cittadini, lo dico, come voi, troppo facile. Qui non si tratta di evasori, qui si tratta di cittadini che hanno dichiarato tutto il giusto e che poi non ce l'hanno fatta, non ce la fanno a pagare per la crisi, per quello che sappiamo, ed era vergognoso che lo Stato lavorasse non per consentire a questi cittadini di rimettersi in piedi, ma per metterli ancora più in ginocchio. E allora poche considerazioni, prima sulla legge di stabilità, poi sulla delega fiscale e quindi sul tema in questione. Sulla legge di stabilità io condivido in toto la vostra analisi. È paradossale che in questo Paese qualcuno accusi la legge di stabilità di fare troppo. Il problema della legge di stabilità, lo dico con amicizia al Vice Ministro Casero, del quale posso solo parlare bene, lo farò tra poco, ma il problema della legge di stabilità è che fa troppo poco. Il vero rischio, lo dico, ripeto, sapendo bene che oggi c'è un governo fortissimo con un Presidente del Consiglio che ha un grande consenso, che ha una grande forza di comunicazione, che l'avrà ancora, ma rischia molto presto, se prosegue così, di sciupare una occasione storica come è accaduto probabilmente ad altri negli anni passati. Questa è una legge di stabilità. Presidente Renzi farebbe bene a guardare meno i sondaggi che lo danno al 40, 41, 42, ma a guardare le previsioni sulla crescita, che sono e restano da zero virgola.
Questa è ancora una legge di stabilità che, anche quando accade in qualche passaggio, va nella direzione giusta, resta in un ordine di grandezza da zero virgola che non produrrà alcuno shock positivo sull'economia. Voglio citare non le misure che non condivido, ma la misura che condivido, l'intervento sull'IRAP. Troppo poco e anche un poco male, come spiegava il presidente Sangà. Ora, quello che doveva essere il taglio da 6,5, guardate le tabelle finali, più che dimezzato, e rischia, lo ripeto, prendo la cosa più positiva, perché secondo me l'opposizione deve sfidare in positivo, giocare al più 1, più 2, più 3, non al meno 1. Ma rischia di fare sul versante delle imprese la stessa fine che hanno fatto gli 80 euro sul versante dei dipendenti. Neanche te ne accorgi, perché tale è la situazione di difficoltà che, così come il dipendente non ha usato gli 80 euro per i consumi, allo stesso modo il beneficio sul versante imprenditoriale sarà così limitato da essere sostanzialmente inavvertibile. Per quanto mi riguarda e riguarda tanti amici, noi presenteremo emendamenti alla legge di stabilità per un vero shock economico nell'ordine di alcune decine di miliardi di tagli di tasse, ovviamente, siccome siamo persone serie, con corrispondenti tagli di spesa, e vi annuncio la direzione di marcia. Per ciò che riguarda le imprese, bisogna andare all'obiettivo del dimezzamento almeno dell'IRAP e del calo consistente dell'aliquota IRES. Per ciò che riguarda le famiglie, occorre intervenire almeno sulla tassa sulla prima casa. Per ciò che riguarda i consumi, bisogna far retrocedere l'aliquota IVA, secondo la mia valutazione, almeno di 2 punti. Costa, lo so, ma se non si fa questo... Presenteremo emendamenti in questa direzione con corrispondenti tagli di spesa. Dice, ma qui i tagli di spesa, ma vogliamo cominciare a dire che è possibile farlo? Perché il tema delle municipalizzate, che è stato agitato per mesi, è sparito dalla legge di stabilità? Perché non si può tagliare sugli enti locali per davvero, e non nella forma lasca di dire incentiviamo all'aggregazione, ma cominciamo a prevedere le sanzioni per gli enti locali che non vendono, che non alienano, fermare il fiume di trasferimenti, intervenire sulle realtà in cui si mantiene questo reticolo di municipalizzate, o ancora il pozzo degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Negli ultimi anni, così ci vanno di mezzo governi di vari colori, è una voce che è cresciuta del 40%, arrivando a 130 miliardi l'anno di acquisto di beni e servizi. Così come questa montagna è cresciuta, può anche decrescere, quindi, come vedete, ci sono spazi per intervenire. E lo dico con molta chiarezza, così chiudo questa prima parte e vengo alla delega fiscale e a voi con altrettanta rapidità. Deve essere chiaro, lo dico con rispetto al governo, che non può esserci un doppio binario per cui le uniche misure consistenti avvengono sul versante dei lavoratori dipendenti, mentre su tutto il resto no. O arrivano le bastonate, tassa casa, eccetera, o gli interventi omeopatici tipo IRAP, peraltro con aumento pregresso per giustificare la riduzione scarsa futura. E ancora aggiungo, ha detto bene anche su questo il presidente Sangalli, non è possibile considerare il dialogo sociale con i corpi intermedi come una cosa fastidiosa. Vi parla uno che è un nemico storico della vecchia concertazione, come dire, ho i documenti a posto sin da ragazzino su questo versante. Ma non è possibile una situazione nella quale è perfino fastidioso ascoltare Confcommercio, Confartigianato o Confindustria dal punto di vista del governo. Sembra quasi questo. E lo dico così, prendiamo il toro per le corna, perché poi le mode cambiano. Fino a qualche settimana fa, di tutto il mondo sociale, sia datoriale sia del sindacato dei lavoratori dipendenti in questo caso, sembrava che per il premier Renzi ci fosse un solo interlocutore, e cioè il signor Landini, che io rispetto molto. Ma non è un po' strano un paese nel quale, in cui ci si incontra con Landini e si fatica a parlare con Confcommercio? Io penso che ci sia qualcosa di anomalo che va detto con coraggio e a testa alta anche a un premier forte e che ha molto consenso. Vengo alla delega fiscale. Premessa doverosa, non lo dico solo per amicizia personale,
Il vice ministro Casero, vi prego di esentarlo dalle critiche che sto per fare al suo governo, perché è l'unico, dico l'unico esponente del governo che abbia consapevolezza del valore strategico della delega fiscale. Anche qui, interloquendo col vice ministro, disponendo dei soliti 4 voti su 40, abbiamo realizzato e personalmente ho scritto i passaggi più innovativi della delega fiscale, che vanno veramente nella direzione del taglio di spese e del taglio di tasse. Ma ci sono dentro cose storiche sulle quali, permettetemi, dovremmo tutti insieme urlare. C'è dentro, per la prima volta scritta per legge, il principio generalizzato della compensazione fra crediti e debiti fiscali. Anziché fare i balletti che sappiamo sul pagamento alle imprese, c'è nero su bianco un principio di civiltà fiscale. C'hai un credito, c'hai anche una tassa da pagare, facciamo 0-0. Questa roba è scritta, legge approvata dal Parlamento quasi all'unanimità, basta un decreto delegato. Anziché fare le scenette con Vespa sulla visita al santuario, facciano il decreto delegato su questa materia. C'è una roba storica, come quella della consulenza preventiva alle imprese con il fisco. Anziché aggredirmi dopo, parliamoci prima, il che è anche un elemento che dà non solo certezza all'impresa, ma pure certezza all'erario. Quello mi potrà pagare, resta in piedi, resta vivo, ci accordiamo su cosa può accadere quest'anno, l'anno dopo, l'anno successivo. C'è il riordino e la possibilità quindi di sboscare quel mare magnum di agevolazioni fiscali, sono 720 voci per 250 miliardi di spese, però attenzione, non scegliendo fior da fiore, ancorandolo a corrispondenti riduzioni di tasse. C'è la questione dei sussidi alle imprese, alle grandi imprese, e sappiamo come funziona, sono 30 miliardi, anche lì possibilità di disboscare, ma collegandolo a tagli di tasse per tutte le imprese, e disboscando lì sull'IRAP potresti fare non il taglietto, ma dimezzarla o andare addirittura oltre in tempi rapidi. C'è una roba storica come il contrasto di interessi, scaricare fatture ricevute. Domanda: questa delega fiscale è andata in gazzetta ufficiale nel marzo scorso, sono passati 7 mesi. Ferma restando la buona volontà del vice ministro Casero e la sua determinazione positiva, io parlo però al suo governo, dopo 7 mesi ci ritroviamo con un decretino sulle commissioni censuarie, che era stato pure scritto sbagliato perché si erano scordati di coinvolgere i proprietari di immobili. Un decretino sulle semplificazioni che raccoglie un po' di cose vecchie dell'Agenzia delle Entrate, più una nostra idea positiva che è quella della dichiarazione precompilata, ma speriamo bene che venga attuata in modo chiaro. E terzo, ora un decretino che, tanto per fare una cosa nuova, aumenta le accise sulle sigarette. Ma vi pare possibile che dopo 7 mesi il bilancio sia questo? E lo dico con buon senso, ripeto anche qui, dimenticatevi la mia appartenenza politica. Ma vi pare che si sta facendo un circo equestre per dare presto una delega sul lavoro al governo? Presto, presto, perché se no non possiamo fare la riforma, presto, presto. Dopodiché c'è una delega fiscale da 7 mesi, votata a larga maggioranza, sostenuta dall'opposizione che te l'ha pure scritta, te l'ha regalata, e quella delega giace. Allora, stiamo vicini al vice ministro Casero, che è uno dei pochi liberali di quella maggioranza, ma alzate la voce, perché diventa paradossale, e allora arrivo alle conclusioni, che di tutte le cose pro impresa e pro contribuenti che stanno in quella delega rischiamo di dimenticarci, e invece sulle fregature andiamo veloci. E così arrivo alla previsione che riguarda il vostro settore. Cominciamo col dire che il vostro settore vanta un credito. Avete subito una ferita alla quale un po' solitariamente tentai di opporre con miei emendamenti respinti dal governo di allora di Enrico Letta e dalla maggioranza di allora, tanto per capirci, io mica me lo scordo, un anno e mezzo fa, con 5 diverse coperture proposte con tagli di spesa pubblica per evitare quell'aumento IVA, e ricordatevelo perché è stata la rottura di verginità di quella legislatura, di questa legislatura, è stato il primo aumento di tasse di questa legislatura, tanto per capirci, hanno scelto il vostro settore. Voi vantate già, diciamo, questo male subito, questa ferita subita. Per me bisogna porre rimedio a questo. Dopodiché, se deve passare il principio dei controlli, ma si faccia, lo diceva l'amica Bonfrisco, in modo che non paghiate voi,
e traduco in italiano. Non solo io condivido la vostra proposta che tecnicamente avete presentato e che ho letto nel vostro dossier, ma occorre prevedere, sia chiaro, un credito d'imposta per chi prende l'hardware e il software per fare questo gioco. Se non si fa questo e se non c'è un credito d'imposta corrispondente alle spese e al disagio sostenuto, la cosa non è francamente accettabile. Tanto dovevo dirvi, sono molti i temi dei quali pure si potrebbe parlare, avrei tanta voglia anche di parlare di camere di commercio. Per essere chiari, tutto va migliorato, tutto va reso perfettibile, non è giusto difendere in modo acritico, eccetera. Ma in questo paese ora il problema è aggredire le camere di commercio o aggredire quelle realtà che citavo prima, le municipalizzate, eccetera, eccetera. Allora, rimettiamo in ordine le priorità. Se la priorità di questo paese, come tutti dicono, è rilanciare la domanda interna, è rilanciare i consumi e per fare questo tagliare le tasse e tagliare la spesa pubblica, non è quello l'ordine di priorità giusto. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Ringraziamo il presidente Capezzone non soltanto per l'intervento di oggi, ma per tutto il lavoro che sia in precedenza che in futuro poi comunque seguirà a queste importanti dichiarazioni. Ringraziamo il vice ministro Casero per la pazienza che ha avuto nell'attendere questo momento. Condividiamo assolutamente la posizione del presidente Capezzone, che nel vice ministro abbiamo incontrato una persona attenta alle problematiche di un settore che davvero è sconosciuto finché non lo incontri profondamente, come in situazioni come queste. L'immagine della distribuzione automatica come l'omino con la salopette che va a riempire i distributori automatici purtroppo ancora aleggia, quando invece basta una riunione come quella di oggi per capire che invece il calibro degli imprenditori è di tutt'altro livello e i numeri sono completamente diversi. Questo è stato colto nelle occasioni che abbiamo avuto d'incontro col vice ministro, quindi lo ringraziamo, perché essere qua oggi evidentemente ha distolto non solo il vice ministro ma anche il presidente e la senatrice da incontri veramente importanti, quindi questo ci inorgoglisce, ci rende onore. E a questo punto, vice ministro, aspettiamo due parole da lei sul tema. Grazie ancora. Grazie.